Cominciamo in diretta il nostro racconto sulla mafia, trasmettendo un'intervista con un personaggio piuttosto straordinario, un latitante, un'intervista che una nostra troupe ha raccolto nella zona dell'Aspromonte. Chi parla è Giuseppe Muià, considerato uno dei cervelli dell'anonima sequestri. 10 persone sarebbero scomparse per sua iniziativa, tra cui l'architetto Augusto Ranciglio di Milano, mai più ritornato. Anche in questo momento Giuseppe Muià è sotto processo e il pubblico ministero ha chiesto per lui la pena che ha quasi dell'incredibile, 147 anni di reclusione più l'ergastolo. Le attività di Giuseppe Muià avrebbero fruttato una 15ina di miliardi. Signor Muià, perché lei era in carcere? Perché mi si accusa di sequestro di persone. Lei si ritiene una vittima o pensa che le abbiano fatto pagare un conto? Una vittima. Quando è entrato in carcere, come la pensava politicamente? Ero moderato. E adesso? Lo sono ancora. Nonostante la galera? Perché dovrei cambiare? Perché chi si ritiene vittima di un'ingiustizia cambia. Di un'ingiustizia fin quando non viene schiarita, perché l'ingiustizia ci può essere, ma col tempo si schiarirà, no? Quindi lei pensa che la sua situazione si chiarirà? Senz'altro. Chi c'era in carcere con lei? Può farci qualche nome? Ma gente che non conoscevo. Non l'ha conosciuta neanche dopo? No, non l'ho mai incontrata. La detenzione come ha agito su di lei? Come ha modificato il suo carattere? Come prima. Non mi ha modificato perché non c'era motivo perché poteva modificarmi. Ero solo preoccupato per tutto quello che mi si diceva. Com'è stata la sua prima notte di cella? Terribile. Ha dormito? Vedendomi chiuso in una cella, senza sapere il perché, il per come, il sonno non viene facilmente. Il sonno non viene e di notte si pensa. Difatti lei ha pensato a scappare. L'evasione è stata una sua iniziativa o un'idea di qualcun altro? Una mia iniziativa. Può raccontarci com'è andata? Niente. Sono sceso dalla finestra, dal finestrone che c'è in cella, mi sono calato giù e sono passato dall'altra parte. Con lei è scappato anche un brigatista. Perché è scappato proprio con lui? Ma non ne sapevo niente di se era o non era un brigatista. L'ho conosciuto lì in carcere. Secondo lei la mafia c'è? Ma io di questo non lo so veramente, perché sui giornali dicono che c'è la mafia, a me non la conosco. Di che cosa è accusato esattamente? Di sequestro di persone. Di quanti? Di 4 o 5, non me lo ricordo con precisione. Al processo il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo più 147 anni. Le sembrano tanti? Mi sembrano tanti. È un'assurdità. È una condanna che non si può accettare perché è pazzesca. Non ce n'è di condanna alla cui potrebbero condannarmi, perché se devono condannare un innocente allora possono condannare a tutti chi vogliono. Lei fare come lo credono. Lei rifiuta quindi l'etichetta di sequestratore? Senz'altro, non ne voglio che saperne, non so niente di queste cose. Uno dei sequestri che le hanno attribuito è finito male, l'ostaggio è morto. Sì, l'ho appreso dai giornali, lo do nel mandato di cattura e di questo me ne dispiace veramente, mi addolora perché la gente possa pensare che io ho commesso questo reato o altri reati di una gravità così, perché io mi medesimo, mi metto nei panni della famiglia
di questo povero uomo alla cui non è più tornata a casa. Che cosa farebbe se fosse al posto dei familiari? Cosa farei? Non ho idea, perché queste cose è meglio che non le provi nessuno. Non ho idea di come cosa potrei fare al momento. E se un giorno incontrassi un sequestratore? Non lo so come potrei incontrare un sequestratore. Per incontrare un sequestratore uno può... Non ho idea come si può incontrare un sequestratore. Perché lo porta scritto sulla fronte? Che è un sequestratore. Non lo so, me lo spieghi lei. Come? Chi sequestra la gente? Perché i sequestri succedono, vero? Ma chi le sequestra non me lo viene a dire a me di sicuro, no? E dopo non mi interessa neanche saperlo. Come vive un latitante? Male. Fa la vita delle remite. Chi l'aiuta? Chi mi aiuta? Ogni tanto mi aiuta qualcuno. Gente che è cosciente, gente che è umana e di quello che può fare. Ci vogliono molti soldi per nascondersi? Ci vogliono molti soldi. Ci vogliono, sì, e bisognerebbe averli. Lei non ne ha? Io avevo un lavoro, un commercio, alla cui mi dava la mia possibilità di portare avanti la famiglia, di star bene. Me l'hanno privato. I suoi figli che cosa pensano di lei? Cosa devono pensare di me? Niente, poverino, cosa devono fare? Che cosa gli dirà un giorno? Che ho avuto una brutta avventura. Avventura la chiama? E cos'altro, uno che va girovagando per una parte e per l'altra, per stanziarsi di essere... perché si è perseguitati. Perseguitati dai carabinieri. Lei gira armato? No, mai. In questo momento, signor Muia, mentre lei sta parlando, milioni di persone la stanno vedendo, i giudici stanno decidendo della sua sorte. Come crede decideranno? Dare una risposta io, come faccio a essere nella testa degli altri? Io so di essere di fronte a una corte alla cui c'è gente che ha abbastanza giudizio e che prima di condannare la gente ci pensa bene e vede se di responsabilità ce ne sono. Se lei è davvero innocente, come va ripetendo, perché non vuole mostrarsi a viso aperto? Perché ho i miei problemi, perché io sono ricercato. E fin quando non riesco a dimostrare la mia innocenza, intendo non farmi vedere. Pensa di riuscirci? Senz'altro sì. Che cos'ha in mano che i giudici non hanno? L'innocenza, cosa posso avere altro in mano? Di non aver commesso niente. Secondo Muia e secondo tanta altra gente, la mafia dunque non esiste. Vi esibiamo un piccolo campionario di quello che ha combinato negli ultimi 10 anni in Sicilia. Matteo Corrado, ucciso il 22 giugno 76 in una faida di stampo mafioso. Michele Reina, ucciso il 9 marzo 1979, era il segretario provinciale della Democrazia Cristiana. Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio 1980, era il presidente della regione siciliana. Democristiano, aveva suggerito di colpire i mafiosi attraverso le banche. Stefano Bontade, ucciso a colpi di Kalashnikov come dalla Chiesa il 3 aprile 81. Era considerato uno dei capi della nuova mafia palermitana. Suo padre, Don Paolino, era noto perché schiaffeggiava i politici palermitani che non obbedivano ai suoi ordini. Salvatore Inzerillo, detto Totò,
ucciso il 15 maggio 81, mafioso, gestiva le raffinerie palermitane della droga. La sua morte ha dato il via all'escalation di delitti culminata con l'uccisione del generale Dalla Chiesa. Professor Sebastiano Bosio, ucciso il 6 novembre 81, era primario di chirurgia vascolare all'ospedale di Palermo. Forse aveva curato chi non doveva e forse o forse si era rifiutato di curarlo. Onorevole Pio La Torre e la sua scorta Rosario Di Salvo, uccisi il 30 aprile 82. La Torre, segretario regionale del PC, si stava battendo per moralizzare la vita pubblica siciliana ed era deciso a spazzar via la mafia da tutti gli ambienti politici. Professor Paolo Giaccone, ucciso l'11 luglio 82, era il perito legale del Tribunale di Palermo. Probabilmente aveva scoperto qualcosa e i killer della mafia l'hanno fatto tacere. Giovanni Gambino, ucciso il 19 agosto dell'82, mafioso, dichiara, se non provata fama, era imparentato con l'omonima famiglia americana di Cosa Nostra. Giuseppe Di Maggio, ucciso il 19 ottobre 82, mafioso, rappresentava in Italia le famiglie americane che si occupano del traffico della droga. Sua, dicono, l'idea di aprire in Sicilia le prime raffinerie d'eroina. Calogero Zucchetto, ucciso il 14 novembre 82, poliziotto in servizio presso la squadra mobile palermitana. Stava investigando sui più clamorosi episodi mafiosi avvenuti in questi ultimi mesi. Lo hanno ucciso perché era arrivato a un passo della verità. Un'altra nostra troupe ha ricostruito l'ultima ora del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della sua sposa, Emanuela Setti Carraro. Settembre 1982, la sera della strage di Via Carini. È un venerdì. Emanuela Setti Carraro, a bordo della sua A112 color beige, lascia Villa Paino, residenza dei prefetti di Palermo. Il marito, Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'aspetta nel suo ufficio. Ecco Villa Whitaker, la prefettura, un palazzo ottocentesco già dimora di una famiglia inglese trapiantatasi in Sicilia. Sono le 20:55. Emanuela Dalla Chiesa lascia la macchina nel cortile della villa. Dall'ufficio telefona la madre a Milano per dirle che stanno bene. Fissato un tavolo a un ristorante di Mondello, partono. Al volante Emanuela. Sono le 21:05. Li segue l'alfetta guidata dall'agente di scorta Domenico Russo, 32 anni. Via Principe di Scordia, via Amari. Qualcuno si è mosso assieme a loro. Una potente moto, una Suzuki, con due uomini a bordo, segue la A112 l'alfetta. Superato l'angolo di Via Roma, ecco Piazza Sturzo.
Siamo in via Carini, ore 21:10. Sui muri i segni delle raffiche di Kalashnikov. Si intuisce che il generale dalla chiesa si è proteso invano per proteggere la moglie. Sono morti sul colpo, massacrati, i volti sfigurati dai proiettili. L'agente di scorta morirà in ospedale. La tragedia si è compiuta, poche testimonianze. La moto dei killer viene ritrovata quasi intatta. Bruciate sono invece le due auto usate dal comando, una BMW e una Fiat 132. Signora Rita della Chiesa, prima di tutto ci scusi, queste immagini sono crudeli, ma tutta la cronaca di questo tempo è crudele. Io ho conosciuto bene suo padre. In famiglia aveva mai rivelato di avere paura? Durante il periodo dell'antiterrorismo, no. Ultimamente, quando è andato a Palermo, era molto teso, sì. Quali sono stati i momenti più difficili della sua vita? Dal punto di vista pubblico, ovviamente. Dal punto di vista pubblico, forse anche da quello di vista umano. Dal punto di vista umano, la morte di mia madre. E dal punto di vista pubblico, una certa incomprensione, soprattutto nell'ultimo periodo, con le alte gerarchie militari. È una cosa questa che l'aveva fatto soffrire molto. È l'ultimo periodo di Palermo, in cui si è sentito abbandonato. Quali erano i suoi programmi? Che cosa pensava di fare? Questo non lo so. È chiaro che era andato a Palermo per combattere la mafia e non per parlare di competenze. Ne voleva pietire questi famosi poteri speciali. Gli erano stati promessi e non li ha avuti.